Un saluto a tutti carissimi amici, bentornati per questo nuovo video. Oggi parliamo di smartphone, parliamo di un rugged smartphone che sapete sicuramente sono smartphone che fanno parte della categoria degli smartphone, dei cellulari robusti. Rugged vuol dire esattamente dall'inglese vuol dire robusto. Siamo in compagnia in particolare dell'Umidigi Bison X10, Bisonte, in effetti tenerlo in mano, ora andremo a vedere da vicino, è veramente impressionante per la consistenza di questo smartphone, è veramente massiccio, quindi nome direi del tutto azzeccato di Bison. Bene, avete visto molto rapidamente l'unboxing che ho fatto scorrere velocissimamente nell'anteprima del video, prima di questi saluti iniziali. Non vi trattengo oltre, andiamo subito a vedere da vicino questo rugged smartphone. Prima però vi invito a registrarvi, a iscrivervi su questo canale qualora non l'abbiate già fatto, per essere avvisati ogni qualvolta un nuovo video viene caricato. Vi ricordo di andare a far visita al nostro blog all'indirizzo www.vincenzocaputo.com, dove trovate un articolo correlato a questo video, quindi un articolo di approfondimento su questo smartphone. Anzi, vi dico già che di solito nelle video recensioni dimentico sempre di dire qualcosa, qualche dettaglio tecnico, qualche specifica, qualche dettaglio particolare, quindi fate riferimento al nostro articolo correlato sul nostro blog, dove c'è veramente tutto, perché insomma incolliamo proprio la scheda tecnica del prodotto. Ci sono anche alcuni link utili, per esempio codici sconto, non so, link per l'acquisto, eccetera eccetera. Quindi andate sul nostro blog e trovate in descrizione il link. Vi ricordo anche che abbiamo una pagina Facebook, un gruppo Telegram, siamo su Instagram e su Google News. Bene, seguitemi. Ed eccoci qui ragazzi di fronte al Umidigi Bison X10, veramente imponente, lo vedete anche tra le mani, massiccio, veramente uno smartphone che impressiona alla vista e impressiona anche al tatto, per quanto insomma è consistente e dà idea proprio di robustezza. L'abbiamo appena tirato fuori, avete visto l'unboxing, l'abbiamo appena tirato fuori dalla scatola. Volutamente non ho rimosso, diciamo, le pellicole protettive, perché mi piace veramente tanto questa cosa. La pellicola protettiva va ad indicare un pochino con queste etichette tutte le caratteristiche dove sono posizionate, insomma. Per esempio, banalmente, vedete qui il bilanciere volume più e meno, ecco qui ci sono queste etichette con le freccette relative che vanno a indicare che questo è il bilanciere volume più e meno. Chiaramente per il volume, insomma, tutti l'avrebbero intuito, ma per altre caratteristiche che ora andiamo a vedere ci aiuta veramente tanto questa indicazione, questa grafica messa sull'etichetta protettiva, che poi andremo a rimuovere. Quindi sensore di impronte digitali laterali, fingerprint scanner. Andiamo qui invece sul modulo fotocamera, andiamo a vedere, ecco qui abbiamo fotocamera da 20 megapixel, che è questa in alto, 8 megapixel che è questa centrale, e poi 5 megapixel macro che è questa sotto. Questo è il flash LED. Qui sopra abbiamo un altro tondino, diciamo, nel comparto fotocamera, che penso sia disabilitato in questo modello, perché dell'Umidigi Bison X10 c'è anche una versione Pro, e questo rappresenta il lettore del termoscanner sostanzialmente. Pare che qui, insomma, non lo vedo indicato nella grafica, poi magari andremo a vedere durante l'utilizzo della fotocamera se è presente, ma credo insomma che il modulo sia lo stesso dell'X10 Pro, ma in questa versione sia disabilitato il termoscanner, quindi non dovrebbe essere presente come funzione, pare sia presente come modulo. E abbiamo questi tre piccoli forellini, vediamo, questo forellino rappresenta il secondo microfono, oltre quello naturalmente che abbiamo in corrispondenza, eccolo qui, della bocca, insomma, quando utilizziamo il telefono per parlare. Questo doppio microfono serve a rimuovere il rumore di fondo durante le telefonate, quindi a fare una sorta di sottrazione, capta i rumori ambientali, chiaramente quelli lontani dal microfono principale, e per effetto sottrazione riesce a elaborare, quindi a ripulire un pochino il suono della telefonata. Poi magari andremo a assaggiare l'effettivo funzionamento, insomma, quanto sia efficace questo sistema. Poi abbiamo il barometro, quest'altro buchino qui sotto, eccolo qui, c'è scritto barometro. che naturalmente sapete serve a misurare la pressione atmosferica, e poi questo che non ho capito bene cosa sia, questo pressure relief hole, sono andato a tradurlo letteralmente, buco di sfogo della pressione, quindi suppongo che sia qualcosa legato al barometro, boh, probabilmente la pressione atmosferica entra di qua, esce di qua o qualcosa del genere, non vorrei avventurarmi in diciamo materie che non conosco benissimo, comunque credo sia qualcosa del genere. Bene, qui lateralmente abbiamo lo slot per le SIM, quindi micro SD e nano SIM 2 o nano SIM 1, quindi possiamo utilizzare chiaramente il dual SIM o una SIM e lo slot micro SD. Customizable button 2, eccolo qui, abbiamo due pulsanti personalizzabili, abbiamo visto altre soluzioni similari su altri smartphone rugged che avevano di solito un pulsante personalizzabile, qui ne abbiamo due, e uno è da questo lato e l'altro è da questo lato, eccolo qui, customizable button 1. Poi abbiamo lo speaker, questo speaker posteriore, che è messo in questa posizione, anche questa un pochino diversa da quello che troviamo di solito, e penso che da questo lato abbiamo visto un pochino tutto. Andiamo a girare e vediamo che da questo lato invece ci sono un po' di caratteristiche tecniche scritte sempre sulla pellicola protettiva. Quindi abbiamo un processore Helio P60 octa-core processor, batteria da ben 6150 mAh, chiamata Massive Battery, una batteria veramente enorme che ci permetterà di utilizzare lo smartphone veramente a lungo, tipico dei rugged smartphone avere batterie così capienti, chiaramente a discapito un pochino sia dello spessore che del peso del dispositivo, ma dato che questi smartphone sono dedicati un po' all'avventura, a utilizzi estremi, è chiaro che avere una riserva di batteria enorme è fondamentale per quando si esce magari a fare escursioni e non si ha un posto, insomma, dove poter ricaricare lo smartphone. 20 megapixel, intelligenza artificiale, tripla camera, l'abbiamo già visto. Poi abbiamo le certificazioni IP68 e IP69K, poi vedremo che anche la classica certificazione militare, quindi sostanzialmente uno smartphone che resiste un pochino a tutto. I due customizable button indipendenti l'abbiamo già visto, e poi c'è l'indicazione che abbiamo Android 11 in stock, NFC e Global Bands, compatibile anche con Google Pay. E quindi, dopo aver letto un po' tutto quello che c'è sulle etichette protettive, andiamo finalmente a rimuoverle, così vediamo questo Bison X10 nel suo aspetto reale. Ecco qui, veramente bello anche l'esterno, bella l'estetica di questo smartphone. Il posteriore è realizzato in fibra di vetro e, come vedete, insomma, è bordato in gomma nelle zone principali, quelle che vanno a proteggere, insomma, dalle cadute accidentali. Bordatura in gomma che nel mio caso è di colore grigio chiaro, ma è possibile riceverla anche in colore nero e un giallo tipo questo che vedete della confezione. Lateralmente invece vedete questi inserti metallici, anche molto resistenti, sia da un lato che dall'altro. E niente, non ci rimane che andare ad accenderlo, faremo un pochino di prove sia di utilizzo del software, una classica prova magari di gaming per vedere come se la cava a livello di prestazioni di CPU, e qualche prova anche di fotografia, e poi vedremo un pochino all'interno qualche personalizzazione software dedicata, insomma, proprio al mondo dell'avventura. E facciamo anche questa prova con un videogame, con il solito Asphalt Nitro, che abbiamo utilizzato tantissime volte. Facciamo gioca, vediamo un pochino come se la cava anche con il comparto grafico. Avanti, inizia gara. Abbiamo preso un circuito a caso e una macchina a caso, ma tanto è giusto per fare una prova, insomma, per mostrarvi come se la cava anche con videogames e con la grafica in generale. Andiamo un po' su col volume, ecco qui. Spicchiamo il volo, scorciatoia. Diamo un po' di nitro. Siamo a secco, becchiamo qualche altro nitro, eccoci qua. Via. Fatto volare via un alfamito. Teniamo saldamente la prima posizione e andiamo a vincere, vincere, vincere. Bene ragazzi, devo dire, togliamo un attimino il videogioco, anzi abbassiamo il volume, devo dire che insomma se la cava egregiamente anche con la grafica 3D, con i videogames. Come vedete la grafica è veramente fluida, non abbiamo avuto tentennamenti, insomma si è comportato benone con un titolo comunque abbastanza pesante come Asphalt Nitro. Ed eccoci qui, andiamo a dare un'occhiata anche all'Android 11 che monta di default questo Umidigi Bison X10. Andiamo a sbloccare tramite il tastino laterale. Come vi ho detto, anzi non ve l'ho detto, il tasto di accensione integra anche il lettore di impronte digitali, quindi basta appoggiare il dito su, ecco qui ho registrato la mia impronta, viene sbloccato in un istante qui. Oppure niente, tramite il tasto, premendo il tasto naturalmente dovremo eventualmente inserire il nostro codice di sblocco, oppure premendo, toccando con, in questo caso con il pollice di cui ho registrato l'impronta digitale, si sblocca istantaneamente. Non devo mostrarvi granché di questo Android, se non come scorre un pochino l'interfaccia grafica, abbastanza fluida, non ci sono problemi di fluidità. Andiamo a vedere solo rapidamente le, ecco qui nelle impostazioni, un po' di info telefono, in maniera tale insomma da riassumere un po' le caratteristiche tecniche. Slot sim 1, slot sim 2, quindi siamo di fronte a un dual sim. Abbiamo 4 GB di memoria interna, 64 GB di memoria di spazio di archiviazione, di ROM, eccetera eccetera. Insomma vedete Android 11, ecco qui Android 11. Quindi torniamo indietro, ripeto non devo mostrarvi, non devo segnalarvi tantissimo di questo Android 11 perché è praticamente un Android privo, quasi del tutto privo di personalizzazione. Una cosa interessante invece è questo toolbox, che è una raccolta di app preinstallate che servono un momentino, diciamo, a dar valore aggiunto a questo rugged phone, soprattutto per quanto riguarda la sensoristica interna. Abbiamo detto che dispone di un barometro, quindi per rilevare la pressione atmosferica, e quindi andiamo subito, vediamo, c'è l'app barometer, ecco qui, lui ci legge istantaneamente la pressione atmosferica e l'elevazione sul livello del mare, quindi l'altitudine, in base ai valori di pressione rilevati. Questo chiaramente si può impostare, ora diciamo non conosco bene la materia della pressione atmosferica, comunque possiamo averlo in millibar, atmosfere, eccetera eccetera. Anche l'altitudine penso sia metri in diverse unità di misura, e la calibrazione può essere automatica o manuale. Poi abbiamo una serie di altre app veramente utili, per esempio abbiamo la vediamo un po', c'era, ecco qua, bubble level, ecco sì, questa è la classica app per mettere in piano un qualcosa utilizzando lo smartphone. Oppure ecco qui la bussola, questa anche interessante, ecco qui ci permette di mettere a piombo il nostro smartphone poggiandolo su una superficie, quindi non so, quando andiamo a appiccicare un quadro o qualcosa sulla parete vogliamo che sia perfettamente in verticale, ecco qui ci possiamo regolare eventualmente con quell'app. Insomma una raccolta di app che va ad arricchire un pochino il contenuto, il valore di questo rugged smartphone, e quindi va a sfruttare appieno la sensoristica interna. Diamo un'occhiata molto rapida anche alla fotocamera. Anche la fotocamera non ha nessuna personalizzazione particolare, possiamo tramite l'interfaccia qui accedere, vedete, quando siamo nella sezione immagini, quindi per scattare foto. Lui si posiziona sulla fotocamera principale da 20 megapixel, abbiamo detto che questo smartphone smartphone ha un'altra fotocamera grandangolare da 8 megapixel, quindi andando a pigiare qui, come vedrete fra poco, l'angolo, ecco qui, è decisamente aumentato, vedete la scatola entra praticamente tutta all'interno dell'immagine, prima diciamo faceva fatica ad entrarci. Oppure abbiamo la possibilità di accedere alla fotocamera da 5 megapixel macro, ecco qui, in questo caso possiamo fare degli scatti veramente ravvicinatissimi. Ora vi mando in sovraimpressione qualche scatto particolare, in particolare vi mando in sovraimpressione uno scatto realizzato nel giardino di casa mia, scatto realizzato dalla stessa posizione alternando la fotocamera standard da 20 megapixel e quella grandangolare, in maniera tale che possiate apprezzare insomma il maggiore angolo di ripresa del grandangolo. E poi vi mando in sovraimpressione alcune immagini del prato ripreso veramente da vicino con la funzionalità macro. Bene, devo dire insomma che la fotocamera non è certo un cameraphone, questo Umidigi Bison X10, ma diciamo si posiziona come qualità fotografica più o meno a livello insomma dei concorrenti di pari fascia di prezzo. Bene ragazzi, spero che anche questo video vi sia piaciuto, lasciate un like se vi è piaciuto e condividetelo su tutti i vostri social preferiti. Bison X10 by Umidigi, un cellulare veramente interessante, veramente resistente, dalla batteria infinita e con questa piccola chicca del barometro integrato, che è un sensore che di solito non si trova facilmente sugli smartphone. È per questo tipo di smartphone, ragazzi, smartphone che servono durante le escursioni, durante le avventure, durante insomma la vita all'aria aperta, sicuramente è un valore aggiunto molto interessante. Bene, non mi rimane altro che salutarvi, è veramente tutto da Matera, un saluto da Vincenzo, ciao.